La bellezza se o piede nato ti plere sopir e bene grandò. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio che in realtà è una raccolta di saggi presentati all'ultimo convegno che si è tenuto su questa figura, che è Nodio di Pavia, cultura, letteratura, stile fra V e VI secolo, pubblicato da pochissimo dalla SISMEL e a cura di Fabio Gasti, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale io, come mia abitudine, lascio subito la parola perché ci parli di Ennodio. Prego, professore, Grazie, lei. grazie, lieto di partecipare. Allora, sì, allora io parlo di Ennodio, che è stato vescovo di Pavia e che è morto, ci dicono le memorie storiche, in particolare un epitaffio metrico in distici elegiaci che è stato scolpito su una lastra di marmo e che è conservato oggi nell'abside della Basilica di San Michele Maggiore a Pavia. Ebbene, le memorie ci dicono che è morto il 17 di luglio del 521 e quindi a distanza di 15 secoli, nel 2021, abbiamo ricordato il quindicesimo centenario della morte di Ennodio. Ebbene, Ennodio è stato ricordato a Pavia con una serie di iniziative promosse da un comitato formatosi per l'occasione e diciamo che ha raccolto membri dell'università dove io insegno, della diocesi, perché Ennodio appunto è stato vescovo di Pavia, e del comune di Pavia. Una serie di iniziative all'interno delle quali si situa il convegno, il grande convegno che si è tenuto nel maggio del 2021 e che il volume di cui stiamo parlando perpetua raccogliendo negli atti. Ennodio è nato nel 473 o 74 in una località che non è bene identificata, cioè si è incerti se sia nato ad Arles in Provenza oppure a Pavia. Il vero è che senz'altro Ennodio, che è rimasto orfano di entrambi i genitori in giovanissima età, è stato cresciuto da una zia appunto a Pavia, Ticinum, e a Pavia ha iniziato i suoi studi, come era normale per i ragazzi dotati, gli studi di retorica, che ha compiuto in parte a Pavia, in parte a Milano, negli auditoria di celebri retori. Ad un certo punto matura la vocazione religiosa ed Ennodio prende gli ordini minori e diventa diacono a Pavia con il vescovo Epifanio. Epifanio è figura di grandissimo rilievo cittadino, soprattutto nel momento in cui gli ostrogoti, nella loro invasione, nella loro calata verso la capitale dell'impero, passano attraverso Pavia, si racconta di devastazioni, la prigionia addirittura delle sorelle del vescovo Epifanio, e si racconta anche, ma queste sono memorie storiche, di una mediazione proprio di Epifanio per limitare i danni e le devastazioni dei barbari. Molte cose di Epifanio noi le sappiamo perché proprio Ennodio ha scritto, tra le varie cose, una Vita Epifani, che per noi è interessante proprio per la costruzione della figura episcopale all'epoca e per la costruzione di un'immagine di vescovo che è insieme un maestro dal punto di vista della pastorale, ma anche un accorto politico. Ebbene, Ennodio è diacono con Epifanio e, secondo alcune interpretazioni, ha gestito anche la scuola cittadina di retorica. Di fatto poi lo troviamo diacono anche a Milano.
con il vescovo Lorenzo. Il diaconato di Ennodio, a differenza di quello che si può immaginare, era anche caratterizzato, connotato da un versante diplomatico, politico-diplomatico. E infatti, come emissario del vescovo Lorenzo, Ennodio ha partecipato ad alcuni eventi della storia ecclesiastica. In particolare è stato uno dei protagonisti del cosiddetto Sinodo Palmare, cioè un sinodo romano in cui si discuteva della legittimità di un papa rispetto ad un antipapa che si chiamava pure Lorenzo, e il papa Simmaco, legalmente eletto, e l'antipapa. Alla fine, diciamo, per intervento anche di Ennodio, è stata risolta, diciamo così, questa quaestio del papa e dell'antipapa. E per questo Ennodio acquisisce un certo credito dal punto di vista anche diplomatico, tant'è che dopo qualche anno il nuovo papa, Ormisda, lo invia come suo delegato a Costantinopoli per questioni appunto legate sempre alla diplomazia ecclesiastica. È chiaro che il credito di Ennodio aumenta e ad un certo punto nel 513 viene eletto alla cattedra episcopale pavese. In quel momento Ennodio smette la sua attività di scrittore, di cui parlo tra breve, e si dedica, se dobbiamo credere al contenuto di quell'epitafio che citavo in apertura, si dedica alla fondazione di chiese, all'abbellimento di nuove chiese. L'epitafio parla di un'attività di Ennodio che ricopre d'oro le chiese, che è un modo fiorito per dire che le abbellisce e dà dignità ai luoghi di culto, e probabilmente ad Ennodio va anche ricondotta la fondazione di un monastero suburbano dedicato a San Vittore, e la presenza di San Vittore a Pavia rivela, diciamo, la permanenza milanese di Ennodio. Questo monastero dove Ennodio, dicono le memorie, è stato in un primo tempo tumulato, prima poi di essere trasportato in toni di grande solennità nella Basilica di San Michele, dove le ossa di Ennodio riposano ancora adesso. E quindi ecco, durante il suo episcopato si è curato di abbellire le chiese. Questo è un tratto che appartiene a tutti i vescovi. Cioè tutte le memorie dei vescovi, soprattutto anche dei vescovi gallici, di cui abbiamo molte testimonianze, parlano sempre di questa operazione di fondazione e di abbellimento dei luoghi di culto. L'altra attività pastorale di Ennodio che ricorda il suo epitafio è appunto la carità, cioè il mettersi a disposizione dei poveri. Ma prima di diventare vescovo, Ennodio, forte dei suoi studi retorici, è stato uno scrittore molto prolifico. Ha scritto molte opere che, è significativo questo, non sono state neppure ora interamente tradotte e quindi neppure ora studiate in toto. Esistono dei componimenti poetici, esistono delle dictiones, che sono delle esercitazioni retoriche, diciamo dei componimenti più curati dal punto di vista argomentativo, e poi esistono dei trattati o delle biografie. Io prima ho citato la biografia di Epifanio, ma noi abbiamo anche la biografia di un monaco di Lerrain che si chiamava Antonio. E soprattutto abbiamo il panegirico di Teoderico, che era il re con cui Ennodio ha avuto a che fare nel momento in cui lui era vescovo a Pavia. Un Teoderico di cui Ennodio, per questioni legate alla sua vita, è morto nel 521,
non ha assistito all'involuzione, cioè diciamo così, non ha potuto vedere il Teoderico più concentrato sulla difesa delle proprie prerogative, più attento a eventuali tradimenti, a cospirazioni che hanno caratterizzato l'ultima parte del regno del re Italico e, per intenderci, quel momento storico di diffidenza da parte del re che ha portato poi all'imprigionamento e all'esecuzione di Boezio. Severino Boezio è stato imprigionato con sospetto di alto tradimento ed è stato messo a morte nel 525, per cui a Pavia tra 2 anni celebreremo il quindicesimo centenario della morte di Severino Boezio, che è sepolto nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro, qui a Pavia. Ebbene, c'è il panegirico, dicevo, di Teoderico, in cui Teodorico viene rappresentato con i tratti ideali del monarca, che è inflessibile con i nemici, ma è molto, molto clemente con gli amici e con coloro che riconoscono, la sua, giurisdizione. E poi abbiamo, un grosso epistolario. Le lettere di Ennodio non sono molto diverse dal punto di vista del contenuto dalle lettere di tutti i vescovi di cui noi abbiamo notizia, anche i vescovi molto, molto famosi come Ambrogio, come Agostino, e tutti i vescovi gallici. Quello che è significativo delle opere di Ennodio è quello che noi chiamiamo lo stile prezioso, cioè Ennodio possiamo dire dal punto di vista letterario che è l'esponente italiano di maggior spicco, italico, ecco, più che italiano, che è un concetto che non esiste nell'età di Ennodio, è quell'esponente italico di un modo di scrivere che in Gallia, ad esempio, ha il suo esponente principale in un altro vescovo che è Sidonio Apollinare. Ecco, lo stile prezioso, si usa questo aggettivo sulla base di un saggio critico molto famoso di André Loyon, che ha scritto appunto un saggio su Sidonio Apollinare, parlando dell'esprit précieux, dello spirito prezioso, dello stile prezioso. Altrimenti si parla anche, utilizzando un'altra immagine di un altro studioso, questa volta anglosassone, che è Michael Roberts. Si parla di stile ingioiellato. Cioè, cosa significa? Significa che Ennodio adotta una maniera stilistica molto controllata, utilizza una retorica portata quasi all'ermetismo, e forse anche per questo che non tutte le opere di Ennodio sono tradotte, perché obiettivamente talvolta pongono dei problemi di interpretazione. La cosa però evidente è che dallo stile di Ennodio emerge il continuo dialogo con gli autori classici, con i grandi autori della tradizione latina che Ennodio aveva studiato alla scuola di retorica e che probabilmente aveva pure insegnato. Ecco, il convegno che ha portato alla pubblicazione del volume di cui stiamo parlando ha avuto come scopo proprio questo. E cioè l'indagare da diversi punti di vista la complessità dell'ispirazione letteraria di Ennodio e la varietà degli esiti di questa ispirazione. E è stato un momento in cui gli studi su questo autore sono stati recepiti e sono stati approfonditi, dando cioè del nostro letterato un'immagine a tutto tondo che fa giustizia di certe semplificazioni precedenti che lo volevano come uno scrittore che pensava solo all'arte per l'arte, ma riconducendo la stilizzazione del modo di scrivere di Ennodio a dei precisi orientamenti di tipo storico-letterario. Cioè, scrivere in un certo modo significava, per
perpetuare la grande lezione dei classici in un momento di barbarie in cui l'antica tradizione latina sembrava messa a dura prova dalle invasioni e da una cultura che sostanzialmente pensava solo alle armi o perlomeno veniva presentata in questo modo. Ecco, gli studiosi che hanno partecipato al convegno e che hanno consegnato il contributo per gli atti, che sono 21, provenivano da diversi luoghi, non solo italiani, ma anche stranieri, e hanno in comune tutti questi contributi, hanno in comune il riconoscere che la produzione di Ennodio ha un carattere originale, proprio in questa letterarietà riflessa, in questo uso, come dire, dello stile per richiamare la lezione degli antichi autori e quindi proiettare l'antica tradizione latina verso nuovi esiti che poi saranno ancora maggiormente proseguiti dalla letteratura carolingia, ad esempio, e quindi da una letteratura molto stilizzata e molto attenta allo stile. Ecco, in questo senso noi possiamo trovare in questo volume contributi che approfondiscono l'aspetto di Ennodio poeta e contributi che approfondiscono l'aspetto di Ennodio prosatore. Però la verità è che sia quando scrive poesia, sia quando scrive prosa, Ennodio è animato da una ispirazione comune, ecco, e la varietà della tipologia di prodotti letterari di Ennodio non fa altro che riprodurre una tendenza tipica del gusto tardo antico latino, che è quella della varietà dei generi, dell'intersezione, così si dice, tra i vari generi. Ad esempio, Ennodio è anche autore di epitalami, ecco, cioè di quei componimenti molto ornati che celebravano le nozze di personaggi in vista. Ecco, noi troviamo in Ennodio uno spaccato tipico della produzione latina della tarda antichità. E come tale ci è sembrato che focalizzare l'attenzione, grazie all'occasione del quindicesimo centenario della morte, su quest'autore, potesse servire non solo ad approfondire l'autore stesso, ma a illustrare le caratteristiche di un momento storico-letterario. Direi proprio di sì. Poi, fra l'altro, lui vive proprio a cavallo tra la data, no? Che convenzionalmente si fissa per dire che finisce l'impero romano e nasce il Medioevo. Quindi è singolare, no? Perché noi abbiamo tutti quanti delle idee molto schematiche, molto approssimative. Uno si immagina che tra la fine dell'impero romano, l'inizio delle invasioni barbariche, l'inizio del Medioevo, sia tutto buio, oscuro, e in realtà poi non è così, perché una tradizione viene portata avanti con decisione da figure come quella di Ennodio e verrà anche poi ripresa e recuperata. Per il ricordo che l'impero romano ha lasciato comunque nelle popolazioni. Poi l'altra particolarità è che, se non vado errato, Ennodio tiene più di una missione a Costantinopoli, in un momento in cui si cerca di già allora di tornare a riunificare le due, Certo. no? E anche Anche se. in questo devo dire che c'è poi tutta una produzione degli storiografi cinquecenteschi e seicenteschi pavesi che creano anche delle leggende su Ennodio. Ad esempio, si dice che quando è andato a Costantinopoli presso l'imperatore Anastasio, per appunto trattare come delegato del Papa, ad un certo punto Anastasio
lo voleva mandar via e l'ha messo su una barchetta affidata ai flutti perché appunto venisse annegasse, venisse la barchetta venisse sconvolta dai flutti e invece miracolosamente la barchetta è stata accompagnata dai flutti per appunto volere di Dio ed è stato accompagnato sano e salvo in Italia. Ecco, c'è tutta poi una produzione che fa di Ennodio, che è un personaggio storico, un letterato e un diplomatico, ne fa un santo. E infatti Ennodio è santo, ecco, non l'abbiamo detto finora, ma tra i tanti pregi che ha Ennodio è questo. E devo dire che uno degli aspetti che è stato finora meno indagato nella produzione di Ennodio è stato proprio questo, cioè la figura di Ennodio come padre della Chiesa, cioè come scrittore dottrinale. Finora ci si è occupati di Ennodio come scrittore in assoluto, ecco, oppure come poeta, oppure come scrittore di biografie o del panegirico di Teoderico e quindi come fonte storica. Ecco, a mio avviso, un nuovo corso di studi ennodiani potrebbe essere proprio in questo, cioè Ennodio scrittore dottrinale. C'è un testo che è particolarmente interessante da questo punto di vista, che è un testo che parla della questione del primato petrino che appunto Ennodio aveva dovuto dirimere come rappresentante del vescovo Lorenzo di Milano al sinodo di Roma quando c'era stata la questione dell'antipapa. È proprio la sua difesa del primato del Papa, del Vescovo di Roma, ha fatto sì che Papa Ormisda lo gratificasse inviandolo a Costantinopoli. E altra curiosità che può interessare gli studiosi della storia della Chiesa, un altro diciamo, motivo di interesse da questo punto di vista è che Papa Ormisda decreta che per i meriti di Ennodio, da Ennodio in poi il vescovo di Pavia si potesse insignire del pallio, dell'insegna del pallio, che spetta ai metropoliti. E il vescovo di Pavia non è metropolita. Pavia, anche in antico, era diocesi suffraganea di Milano, dove effettivamente il metropolita esisteva ed esiste ancora oggi. Ebbene, da Ennodio le memorie dicono che il Papa aveva concesso questo privilegio a Ennodio, privilegio che poi tutti i vescovi di Pavia, io ricordo, ecco, quando io ero studente, il vescovo di Pavia aveva il pallio, che poi con un motu proprio di Papa Paolo VI è stato abolito quando Paolo VI ha ordinato anche queste insegne e l'ha concessa solo ai metropoliti. Per cui da allora il vescovo di Pavia non ha più il pallio di Ennodio. Quindi sono notizie curiose e io non posso far altro che consigliare di andare ad acquistare questo volume di cui per comodità ricordo il titolo, che è Ennodio di Pavia, cultura, letteratura, stile fra V e VI secolo, appena pubblicato dalla Sismel, a cura di Fabio Gasti, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostro ospite, che io ringrazio tantissimo. E a tutti i nostri videoascoltatori ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le video presentazioni realizzate finora. Grazie ancora, professore. È stato un piacere. Alla prossima. La bellezza se o piede lato di plere sopir e bene gran dolor. Son per lui demande figlie che avevo, volevo mari mari.